sempre c'è. Eh sì, l'ultimo amore. E mi ha lasciato un biglietto, è scomparso, mi ha lasciato un biglietto dicendo mi dispiace, non ce la faccio più. È venuto a Torino, era un'estate molto caldo, Torino era abbastanza deserta. Lui ha cercato parecchi amici e ne ha trovati solo due, un medico con sua moglie, e è andato a cena da loro e lì ha recitato questo Macbeth, tomorrow, 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 e loro non sapevano, non capivano perché recitasse, poi il giorno dopo l'hanno purtroppo capito, era il domani da lui prescelto. Quello che è interessante secondo me per le persone che amano Pavese, che lo leggono e che sono tante, e lo si dimostra dall'attenzione che hanno queste iniziative che lo ricordano continuamente, è se questo tratto dolente della sua personalità fosse anche evidente al di fuori del lavoro, cioè nel senso di cosa parlava Cesare Pavese a parte di libri, cioè come si com'era il vostro rapporto? Questo che... Era normale. Un rapporto d'amicizia sempre più intenso, sempre più profondo, questo sì. So, mi era mancato qualcuno della mia famiglia, lui mi ha scritto un biglietto molto affettuoso, partecipava, non era indifferente. Però ci partecipava anche le sue sofferenze amorose. Voleva, non so se era per ironia, per alleggerire questo tragitto sentimentale sempre così complicato che capitava a lui. Eravamo giovani, eravamo spensierati, si fa per dire, perché c'è la guerra. C'è la guerra anche... Se quando sei giovane, insomma, alleggerisci sempre tutto. E anche se lui diceva che soffriva per questi amori, diciamo, beh, forse il Papa se ne fa una. Questo lo diceva lui o lo diceva lei? Lo dicevano gli altri? Gli altri. Ecco, c'è una... C'era addirittura che gli diceva smettila di parlare del suicidio, o lo fai o stai zitto. Ecco, quindi lui parlava spesso anche con il del suicidio, sì sì, ma nessuno ci credeva, anche perché appunto questo amico medico diceva chi lo dice non lo fa. Sì, lo si dice spesso, è quello che... È una frase fatta che in effetti però spesso corrisponde alla verità. Ma lei aveva l'impressione che lui ci fosse dell'autoindulgenza in questo? Ci fosse della vanità? No, no. No, no, vedevo una persona sofferente. Per questo che mi sentivo in dovere di fare qualcosa di più. E non verso gli altri che invece stavano benone e non avevano questo tipo di sofferenza. Uno che non aveva questo tipo di sofferenze, che però c'è ovviamente è stato un grosso legame letterario con Pavese, ovviamente Calvino. Lei nel testo che ha scritto, ecco, ci racconta di questo. No, Calvino era un courier de femme, senza problemi. Cioè invece a lui le storie d'amore andavano fin troppo... No, gli andavano come andavano, ma non si preoccupava più di tanto. Non era così sensibile. Anzi, non era. Dal punto di vista cosa mai soffrivano le donne? Perché piaceva molto alle donne, le faceva soffrire. Ma evidentemente. Però c'è una cosa che lei ha scritto molto bella sullo scrittori quasi famosi e gli scrittori famosi. Ce la può raccontare? Perché una... È perché l'ha scoperto. Lui scriveva sull'umiltà, Calvino. E Pavese, naturalmente, aveva scoperto questo giovane talento. Che apportava poi un tipo di scrittura innovativo, no? Delle fiabe, dei racconti con uno stile particolare. Hai detto ci sono scrittori famosi e quasi famosi. E beh, c'era tutta una rosa.